Siamo nella splendida location di Baia Flaminia, oggi venerdì 28 agosto 2020, all'inaugurazione dello Smash Paddle and Beach Club. Un'esclusiva area dedicata a questo sport con le racchette, la pallina e la rete, che sta prendendo grandissimo piede qui a Pesaro grazie appunto ai soci dello Smash Club della Tombaccia, in particolare di Via Toscana, che hanno inaugurato oggi questa succursale estiva del loro splendido sport. Riccardo Vampa, socio fondatore dello Smash Paddle and Beach, non lascia ma raddoppia. No, non abbiamo avuto questa occasione di farlo qua, anche i campi da paddle, e nonostante la struttura che abbiamo invernale su in Via Toscana, che è il nostro principale insomma, impegno, abbiamo voluto far vedere questo sport che secondo noi è in crescita notevole, e quindi stiamo facendo questa bellissima location per farlo conoscere un pochettino a tutti i pesaresi e a tutti quelli che vengono in vacanza nelle nostre zone. Raccontaci com'è nata l'idea. Dunque, l'idea è nata per caso, perché ci siamo incontrati con i proprietari, diciamo quelli che hanno preso l'affitto, e abbiamo deciso di fare delle zone dove loro sfruttano per fare delle feste e noi invece abbiamo delle zone dove facciamo dello sport. Lo sport nostro è prettamente paddle in questa zona, anche se poi abbiamo tutte altre attività nella sede invernale, e abbiamo anche i campi del Maracanã, dove sempre c'è lo smash, e lì mettiamo solamente sabbia, quindi abbiamo beach volley, beach tennis e abbiamo anche foot volley. La cosa principale, ecco, diciamolo, foot volley, se no Luca Bartocetti si arrabbia. Esatto, infatti lui è un altro di quelli che è con noi, che facciamo insieme, facciamo degli eventi, e questo per noi è una bella cosa, perché coinvolge un po' tutta quanta diciamo i giochi del beach, della sabbia, che sono importanti per tutti insomma. Riccardo, questa mattina venerdì 28 agosto 2020 all'inaugurazione erano presenti il sindaco Matteo Ricci, l'assessore Mila Della Dora, Enzo Belloni e Perugini, ma hanno fatto un 2-2 in questi campi? Ci sono ammazzati, non hanno fatto un 2-2, perché praticamente non volevano mollare nessuno, hanno fatto un incontro veramente con l'impegno di vincere, e ho visto veramente una cosa, un duello acceso fra tutti quanti, e questo è stato divertente per chi c'era, è stata veramente un'occasione di vedere in maniera diversa il nostro sindaco e anche gli assessori. Una domanda cattivella, hanno fatto vincere il sindaco? No, il sindaco ha perso, quindi ecco, è tutto dire. Il professor Glauco Tesei, fresco di pensione dal liceo artistico, lo conoscono tutti a Pesaro perché tantissimi studenti e ragazzi sono passati attraverso le sue ore di educazione fisica. Attraverso le sudate nelle ore di educazione fisica. Bene, io sono Glauco Tesei, sono uno dei responsabili della palestra Smash Fitness and Medical di Pesaro. Siamo coinquilini con lo Smash Paddle and Beach, e insieme portiamo avanti queste nostre attività. E oggi siamo qua a collaborare con i nostri soci per mandare avanti questa iniziativa. Hanno fatto questo bellissimo centro di paddle fantastico, e nell'occasione abbiamo presentato delle proposte che faremo poi quest'inverno in palestra, che sono il walking, come potete vedere alle spalle, e poi faremo il Pilates Matwork e poi la Fitbox. Ci sono anche altre attività, però insomma queste qui le presentiamo oggi per così allietare un pochettino la giornata e la serata. Ecco Glauco, andiamo nel dettaglio. Un pesarese, perché vedo che la maggioranza sono del gentil sesso, o un pesarese che volesse iscriversi, come deve fare? Niente, per iscriversi basta venire in reception allo Smash in Via Toscana, e riceverà tutte le informazioni necessarie, e da, diciamo, adesso dalla prima settimana di settembre ricomincia la stagione, perché noi la nostra stagione parte da settembre fino ad agosto dell'anno prossimo, e quindi potrà così avere tutte le informazioni su tutti i corsi, la palestra, pesi, noi facciamo anche riabilitazione, io faccio anche riabilitazione
post infortuni, post operazioni di tipo chiaramente ortopedico, e quindi può vedere anche visitare il centro, quindi si rende conto di tutti gli spazi che abbiamo, che sono tanti. E quindi vedere un po' se piace di iscriversi, insomma. Senti, una domanda tecnica. In caso di pioggia ed è programmata una lezione di queste che stiamo vedendo qui dietro? Noi abbiamo uno spazio all'aperto anche dietro, sempre nella struttura in via Toscana, uno spazio all'aperto che ha una tettoia, è all'aperto ma con la tettoia. Diciamo, la nostra intenzione è fare queste attività finché il tempo tiene, un po' all'aperto, che è anche più bello e anche poi risponde meglio, no, a tutte le restrizioni del Covid, che facendo l'attività all'aperto diciamo, è più salutare. E però in caso di pioggia poi le lezioni facciamo presto a portare le attrezzature all'interno dove abbiamo la palestra, e quindi da lì poi, insomma, si può fare tutto, ecco. Glauco, per concludere, ti divertivi di più a scuola o qui? Allora, a scuola ho fatto 42 anni bellissimi, dove ho lavorato con gli alunni, a me i ragazzi piacciono tantissimo e ho avuto tante soddisfazioni. Qua è un lavoro più professionale nel senso che qua c'è un po' anche del privato, no? Gli investimenti, tutte queste cose qua. È una cosa bella che a me piace, riabilitare la gente mi piace e mi dà soddisfazione. Diciamo che, ecco. 50-50. 50-50. Siamo con Nicola Casillo e Michele Lopez, i due amministratori della società del gruppo Innova, che si occupa di servizi di efficientamento energetico. Cominciamo con Nicola, il primo degli amministratori, non me ne voglia. Michele, come è venuta in mente questa avventura? Noi negli anni abbiamo lavorato bene, il personale è cresciuto, quindi cercavamo una struttura che potesse ospitare circa 60 persone, ma che al contempo dimostrasse un ambiente che uscisse dagli schemi tradizionali del lavoro, quindi che fosse creativa. Quindi il fatto del mare sicuramente ci ha dato un aiuto, e vedendo questa struttura ci siamo innamorati praticamente da subito e abbiamo iniziato i lavori. Chiaramente è uno spazio che può ospitare diverse situazioni e abbiamo coinvolto anche altri imprenditori, che chi lavora nell'ambito sportivo e chi si occupa invece poi della parte vendita. Michele, ci vuoi invece parlare della società Innova? Allora, la società Innova nasce, diciamo che ha un'esperienza, andiamo verso il quindicesimo anno, quindi non è... Qui abbiamo deciso di fare il passo in avanti, quindi unificare tutte le nostre sedi che fino a attualmente sono ancora dislocate tra Fano, Pesaro, Senigallia, Ancona. Diciamo che il Covid è stata la situazione che ci ha fatto solo accelerare il tutto, perché volevamo far sì che tutta l'azienda lavorasse insieme, quindi avere anche un controllo quotidiano con i nostri collaboratori e poi amalgamare con quelle che erano le circostanze, perché lavorare in una, non nella solita routine, ma con il mare, il verde, il prato, diciamo, dà quel valore aggiunto a ogni singolo collaboratore, alla lunga diciamo che ne gioveremo tutti quanti. Diciamo che non dobbiamo vedere l'orologio quando finisce il turno di lavoro, ecco, questo era l'obiettivo principale. Però le previsioni meteo tutti i giorni le dovete monitorare. Il mare è bello anche quando è arrabbiato, dai, anche quando c'è, comunque vedere il mare ti dà quel, anche se dovesse arrivare la neve è bello uguale il mare, dai. A parte gli scherzi, Nicola, e quando piove come funziona? Beh, quando piove la parte degli eventi chiaramente non è operativa, ma è operativa nel periodo estivo, quindi gli uffici, per quello che ci interessa a noi maggiormente, non subiscono il problema, quindi il fattore pioggia. Per quello che riguarda i campi, so che i ragazzi dello Smash invece si stanno attrezzando per avere anche una situazione al coperto per poter lavorare fino a quando il tempo lo permette, non chiaramente all'inverno inoltrato, ma fino a ottobre, perché no? Ecco, è introdotto il discorso degli uffici, significa che all'interno di quella struttura che è alle nostre spalle praticamente avete posto la sede della vostra attività operativa. Esattamente, la sede centrale, come dicevo all'inizio, ospiterà circa 60 dipendenti e pensiamo di portare il team a 75 nell'arco della fine dell'anno, e uso l'occasione anche per dire che cerchiamo personale che abbia esperienza in ambito commerciale.
questa è una bellissima notizia, perché di questi tempi leggevamo anche i dati odierni sulla occupazione ed è un pianto, lasciatemelo dire, un vero pianto greco, quindi complimenti. Nicola, ne approfitto, visto che la nostra televisione è vista in tutta Pesaro e provincia, chi volesse veramente avere un colloquio con voi come deve fare? Si può candidare mandando il proprio curriculum con l'esperienza info@innovag.it, indicando sia le mansioni che ha avuto negli ultimi 10 anni di attività, se l'età anagrafica lo permette, oppure può venire a visitare il nostro sito, che è www.innovagroupservizi.it. Dicevamo che questa bellissima location ospiterà anche numerosi eventi all'aperto, perché si presta alla grande, e siamo qui con Umberto Carriera. Proveremo a valorizzare un'area di Baia Flaminia che fino a questo momento non è mai stata valorizzata né a livello comunale né a livello privato. Saranno tanti gli eventi che faremo, non solo nel periodo estivo primaverile, ma anche nel periodo invernale. Ovviamente bisognerà capire, vedere insomma, in base a quelli che sono i vari DPCM, insomma, come ci si potrà giostrare, però insomma siamo già pronti dalla seconda metà di settembre a organizzare tutto. Umberto, se vuoi darci una scaletta almeno dei prossimi impegni, non ti dico di arrivare a Natale, ma almeno questo mese. Natale sarà un periodo per noi sicuramente molto importante, questo possiamo dirlo. Aspetteremo di fare praticamente un tavolo con il comune per capire come sfruttare al meglio quest'area. Il prossimo evento, l'ultimo picnic estivo, sarà il 12 settembre. Allo Smash Paddle and Beach Club incontriamo niente poco di meno che Borja Valero. Ti prego di inquadrarlo, perché ha una somiglianza strepitosa con il giocatore dell'Inter. Però siamo in attesa del contratto del signor Conte, vedremo per il prossimo anno. A parte gli scherzi, ho il piacere di presentare l'altro socio fondatore della struttura, Leo Stacchiotti. Leo, complimenti, una bellissima iniziativa, avete rilevato una parte di Pesaro che andava valorizzata. Alle nostre spalle vediamo giocatori e giocatrici che si cimentano in questo sport di cui mi hai raccontato sei diventato appassionatissimo. È uno sport che mi ha appassionato tantissimo, l'ho conosciuto in Spagna e abbiamo cercato con i miei soci di portarlo qua in Italia. È veramente uno sport che lega tutti, perché può giocare dal principiante al grosso professionista. Mi dicevi che passi più tempo in campo che dietro la scrivania. Sì, è vero, passo più tempo in campo a giocare con amici e amiche che dietro la scrivania dello Smash. I miei soci mi dicono che sei più in campo che di là, però è una passione che bisogna, che fin quando mi tiene il fisico cerco di portarla a termine. Leo, racchette, pallina e rete, non è che gli amici qui vicino del circolo tennis Baia Flaminia si arrabbiano? Sicuramente no, il tennista qua può trovare sfogo a una volea rete, che sul tennis sono un attimino un po' più difficili da fare, mentre qui dai, il gioco a rete è molto più facile e devi arrivare spesso. Allora, finora abbiamo scherzato, adesso andiamo alle domande serie. Chi volesse giocare? A chi si deve rivolgere, quando, gli orari? Abbiamo l'applicazione Prenota un campo, dove si possono prenotare i campi sia qui che allo Smash, oppure tutti i nostri numeri di segreteria. Gli orari? Gli orari sempre aperti, sia qua che là, dalle 9 di mattina alle 11 di sera. Perfetto, in bocca al lupo e grazie Leo per la tua simpatia. Evviva il lupo! Siamo con Silvia Trebbi, detta Furore, poi adesso ci spiegherai il motivo di questo soprannome. Io penso di non aver visto una giocatrice più accanita di paddle di Silvia, ma di beach tennis e adesso anche di paddle. Paddle è in verità no, perché ho un po' di problemi con le ginocchia, quindi ho provato, essendoci no, il vetro dietro, le ginocchia sono un po' troppo sollecitate, diciamo. Io amo la sabbia, però il paddle è un'attività, una disciplina che poi sta prendendo piede moltissimo anche a Pesaro. E lo Smash, no, come sapete, è la prima ed unica struttura a Pesaro che al momento ha questi campi. Sono stati molto lungimiranti i soci che comunque hanno iniziato loro questa attività, e già loro avevano iniziato a giocare, si erano appassionati, e quindi diciamo che sta prendendo
tantissimo e sta diventando molto popolare a Pesaro, forse anche più del beach tennis. A livello maschile sicuramente ha preso tantissimo il paddle, e anche tanti ragazzi che giocavano a beach tennis e allo Smash e nelle altre strutture di Pesaro e vicino a Pesaro si sono riversati a giocare a paddle perché si trovano bene, è divertente e non è solo dato secondo me dalla novità, no, perché comunque il beach tennis è arrivato prima, è proprio perché è una disciplina accattivante. Io però rimango ancora molto molto fedele alla sabbia, cioè un'attività che mi piace molto, mi scarica e da un punto di vista femminile forse ancora tiene più il beach tennis, noi per questo siamo un po' più lente, è un po' più semplice a livello amatoriale, poi dopo se andiamo nella parte diciamo agonistica del beach tennis, no, dove ci sono le scuole, dove ci sono i campioni, dove c'è molta tecnica, allora anche quello, no, richiede un impegno e una costanza diversa, ma a livello amatoriale è molto più fruibile secondo me il beach tennis rispetto al paddle. Senti Silvia, ti abbiamo anche apprezzato nelle vesti di grande organizzatrice di tornei di beach tennis, anche se non giocherai, organizzerai tornei di paddle? Allora, paddle, io collaboro con lo Smash così per passione e c'è Edoardo Vampa che poi è comunque l'istruttore di paddle. È un ragazzo giovane ma bravissimo, si vede che fa le cose, questa attività con grandissima passione, è molto bravo, ci sa fare molto sia con i giovani, io lo vedo anche quando fa lezione, si muove in autonomia, è in grado di fare tutto, conosce benissimo, perché per organizzare devi conoscere la disciplina, ti deve appassionare, devi conoscere le persone che giocano. Edo c'ha tutto. Quindi siamo in buone mani. Sì, 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 sì. Edo c'ha tutto, poi ci sono i soci tra cui il padre, tra cui Tombini, Stacchiotti, tutti giocano, quindi è una bella famiglia e se giochi, se sei partecipe, i clienti lo avvertono, se si trovano bene la forza di un centro è questo, cioè la gente si trova bene se comunque li fai star bene. Devo dire che allo Smash, essendoci diverse persone che collaborano in questo senso, abbiamo clienti che ormai da quando hanno aperto ormai 5 anni sia nel paddle che nel beach tennis sono sempre, hanno i loro campi nelle loro giornate, speriamo che anche nella nuova stagione ci diano fiducia e questo insomma ci dimostra che ci fa pensare che comunque si trovino bene. L'ultima domanda, il motivo del soprannome Furore? Quello non si può dire perché nasce, non ha niente a che vedere con il beach tennis. E diciamo che io ho iniziato con questi campionati a squadre, il primo anno iniziai a Villa Marina quando ancora c'era Villa Marina perché lì c'erano due palloni piccolini divise e non sapevo come organizzare un torneo che ancora al tempo si facevano molti tornei a 24 coppie, quindi 48 persone, allora dici in inverno tutto in un pallone, come fanno con tre campi? Quindi da lì ho iniziato questo campionato e siccome avevo questo soprannome che mi avevano dato delle amiche e ho iniziato a chiamarla Furore Beach Tennis Cup. Quest'anno sempre se c'è la risposta, perché gli eventi vengono fuori solo se c'è la risposta delle persone, vedrò di replicare la 7ª edizione della Furore Beach Tennis Cup. Ne abbiamo fatte 6, maschile e femminile, vediamo se anche quest'anno riusciamo a farle. Con Sara Piccioli, direttrice tecnica dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnal, una delle società di ginnastica ritmica più apprezzate della nostra regione, commentiamo questa partecipazione questa sera alla inaugurazione dello Smash Paddle and Beach Club. Siamo molto felici di sostenere lo Smash in questa occasione, di stargli vicino e di augurargli il nostro più caloroso in bocca al lupo, quest'anno più che mai, visto che siamo entrati a far parte di questa bella famiglia, abbiamo aperto la nostra sala di danza all'interno della palestra Smash, è stato un grosso lavoro che però in questo periodo chiaramente ci risolleva un pochino il morale e ci riporta un po' di grinta per ripartire. Sta nascendo una bellissima collaborazione, siamo molto felici e grazie allo Smash e a tutto il suo staff e ai soci. Sara, hai parlato di danza e la ginnastica ritmica invece dove la svolgete?
I corsi di ginnastica ritmica si svolgono un po' nelle palestre in tutta Pesaro e provincia, arriviamo fino a Cattolica e a Sant'Angelo in Vado. E all'interno della palestra Smash facciamo corsi di ritmica, di ginnastica ritmica, due corsi di ginnastica ritmica e corsi di danza moderna, hip hop, insomma dai, abbiamo un po' dato un'immagine alla nostra, anche alla nostra scuola di danza, stiamo cominciando a crescere anche da quel punto di vista. E per contattarci trovate tutto nel nostro sito www.gymnalpesaro.it. Potete mandarci un'email info@gymnalpesaro.it, risponderemo io, Ilaria o Barbara a completa disposizione. Quindi per tutte le atlete, gli atleti, le sportive e gli sportivi che volessero dedicarsi a questa disciplina è sufficiente consultare il sito internet dello Smash oppure le loro pagine social, Facebook ed Instagram, ma hanno anche una applicazione sulla quale poter prenotare il loro campo. Buon divertimento a tutti e in bocca al lupo allo Smash Beach Club.